l'idea di realizzare uno spettacolo teatrale proprio su quella che è l'attività bellica di Cughi c'è nata alcuni anni fa, nel momento in cui abbiamo presentato in una edizione trascorsa del Cughi Mountain Festival a Valbruna, quando si chiamava ancora Festival Bruna, un film dal titolo Cughi, una produzione credo austro-slovena, che parlava della intera storia di questo personaggio così noto, così conosciuto qui negli Alpi Giulie. Mi ha particolarmente colpito la parte della richiesta di questo famoso nono capitolo, famoso neanche tanto perché solo adesso si sta cominciando a scoprirlo, richiesta da parte dei gerarchi che ne avrebbero voluto fare propaganda per un Reich che stava ormai, era in procinto ormai di entrare in guerra o comunque stava già preparando, affilando le unghie, diciamo, no? Quindi già in quel momento ho sviluppato un primo interesse. Nella collaborazione con l'Associazione Culturale Camina, Associazione di Teatro Camina e nello specifico di Andrea Bruniera, nell'ambito quindi di questa collaborazione mi era già venuta in mente l'idea di far fare ad Andrea alcune cose, già altre ne aveva fatte in altri contesti del Cughi Mountain Festival, sempre impersonando Julius Cughi. Però mi serviva praticamente un testo che potesse essere da lui interpretato e che potesse avere un interesse relativamente a quello che è il centenario della guerra che si sta celebrando in questo periodo. E ho sentito Davide chiedendogli se mai vi fosse qualcosa, qualche scritto autografo di Cughi dal quale si potessero trarre dei testi per realizzare appunto qualcosa sulla guerra. E Davide, con mia grande sorpresa, mi ha detto che alcuni anni fa ha pubblicato un manoscritto di Cughi che è appunto questo famoso nono capitolo. Io sono sinceramente cascato dalle nuvole e questo stupore si è subito trasformato in una incredibile contentezza perché esisteva il nono capitolo, perché era un lavoro che era già stato fatto e pubblicato e perché questo lavoro era stato fatto molto molto bene integrandolo con una serie incredibile di immagini. Altre immagini abbiamo cercato presso altre fonti. Abbiamo trovato anche dei video presso altre fonti e quindi questo spettacolo, che è praticamente in fase ancora di realizzazione, però questo spettacolo ha potuto prendere una sua forma che è effettivamente una forma multimediale, nel senso che ha un adattamento, una riduzione teatrale per quanto riguarda i testi, ha una parte musicale che integra la narrazione, ma anche un'importante parte visuale per quanto riguarda proprio l'utilizzo di moltissime immagini e filmati che sono originali dell'epoca e soprattutto della nostra zona, della Val Canale, della Valle della Socia, dell'Isonzo, e quindi è un documento ancora in più che come associazione abbiamo voluto produrre, portare all'attenzione di quanti fossero interessati, proprio per un approfondimento quanto mai importante per riuscire a vedere quella che è stata la storia in quel periodo, in questi luoghi.